dove nella sala del Carrozzo si è appena tenuta un'assemblea tra i sindacati di base. Oggi è il giorno dell'inizio del processo Mafia Capitale, sono da poco usciti dal tribunale, noi siamo qua, abbiamo raggiunto velocemente Marco Ralli dell'ASBEL e poi abbiamo trovato già Serenetta Pitti del USB, c'è Giorgio Salerno di USI e molti altri. Allora Marco, cosa è venuto fuori da questa giornata dove so avete anche chiesto un incontro col commissario straordinario Tronca, un nulla di fatto per quanto riguarda l'incontro, ma ci sono prospettive, quantomeno i sindacati oggi si sono incontrati. Sì, per noi era importante oggi stare qui in questa assemblea e incontrare le lavoratrici e i lavoratori, perché ovviamente non è una giornata casuale. Oggi il 5 novembre è iniziato il processo a Mafia Capitale, un processo che ci ha riguardato direttamente come lavoratori di un'amministrazione duramente colpita, che ha fatto venire fuori un marcio che molti sospettavamo, però di questa portata, di questo livello, in effetti vederlo poi, no, portato alla luce dall'inchiesta della magistratura è stato un qualcosa, insomma, che ci ha colpito molto. Quindi volevamo dare un segnale, d'altra parte c'è stato anche un presidio a Piazzale Clodio dove c'erano anche altri lavoratori del comune insieme ad altre associazioni della città, perché non vogliamo far passare sotto silenzio che quello che è successo con Mafia Capitale è un qualcosa che veramente ci riguarda tutti. Noi stiamo conducendo da un anno una dura vertenza per il contratto, per il rinnovo del contratto decentrato. Ci è stato imposto il contratto unilaterale, che è un contratto che ha taglieggiato pesantemente le nostre buste paga. E questo è una gravissima ingiustizia, perché poi appunto quello che è venuto fuori con Mafia Capitale, il motivo per cui ci hanno detto che andranno ridotti i nostri stipendi è che non ci sono soldi nelle casse comunali che sono state prosciugate dalla criminalità organizzata in combutta con una parte consistente della politica e di manager e burocrati dell'amministrazione. Quindi noi da questo punto di vista vogliamo mettere in evidenza che c'è una parte sana e una parte consistente, sana, fra i lavoratori, che non ci sta a tutto questo, rifiuta questa logica per cui i dipendenti pubblici vanno colpiti perché sarebbero fannulloni, no? Abbiamo visto anche le recenti inchieste a Sanremo, eccetera. Però questa è una piccola parte, la maggior parte dei dipendenti e lavoratori del Comune di Roma lavora tutti i giorni garantendo in situazioni difficilissime servizi che sono ormai privi di ogni risorsa, sono privi di direttive, sono nel caos più totale e nonostante questo, nonostante il taglieggiamento degli stipendi, nonostante il cambio dei turni di lavoro sempre più pesanti in particolare per le donne, nonostante la compressione di una serie di diritti acquisiti nel tempo, andiamo avanti, continuiamo a garantire i servizi e lo facciamo evidentemente non perché obbligati e costretti, ma perché sappiamo di fornire dei servizi utili, importanti, indispensabili alla città, di cui ce n'è tanto bisogno. Vorremmo che questo aspetto venisse colto nel suo valore, nel suo portato, dai nuovi arrivati, il commissario e i vari altri prefetti che dovranno gestire questa situazione difficilissima. Ci rendiamo conto che ovviamente è una situazione molto difficile a cui devono mettere mano, però abbiamo l'impressione che le priorità che si stanno dando non siano esattamente le priorità maggiori della città. Voglio fare un esempio, il presidente Renzi ha incontrato il commissario Tronca e hanno parlato appunto delle priorità che dovrà affrontare il nuovo commissario straordinario. Fra le varie priorità c'è le luci della città. Sappiamo che in alcune zone di Roma indubbiamente al buio c'è un problema di sicurezza, eccetera, però come si fa a parlare di priorità delle luci della città quando ci stanno per esempio i disabili che sono privi del servizio essenziale nelle scuole perché sono stati tagliati i fondi, e se non viene fatta una variazione al bilancio e anche rapidamente, i municipi non potranno più erogare l'assistenza necessaria. Allora, dal nero è spuntata Mary, RSU all'interno di ASBEL. Allora, Mary, principalmente ti occupi di amministrativi. Parlavamo di luci prima e a me è venuto in mente che sicuramente il gra al buio è pericoloso, ma è altrettanto pericoloso andare a fare una carta d'identità se il lavoratore non ci sta facendo il piacere anche di lavorare, perché siete in una condizione alquanto difficile. Ce le illustri?
Sì, allora praticamente succede questo, che da gennaio per il settore anagrafico e demografico del Comune di Roma sono cambiati gli orari, quindi il cittadino trova aperti i servizi dalle 8 di mattina fino alle 18:30, ma il personale è sempre lo stesso, cioè il personale non è stato implementato e praticamente da 4 persone in un servizio se ne trovano solamente 2. Nonostante questo, nonostante questa grave situazione, perché comunque parliamo sempre di materia delegata da parte dello Stato, che poi voglio dire, noi adesso siamo come ufficiali di Stato Civile di Anagrafe, siamo ben felici che ci sia il prefetto, perché il prefetto sa, è materia sua, diciamo che noi agiamo per conto dello Stato, rilasciamo le carte d'identità. Nonostante ci abbiano tagliato comunque lo stipendio, come diceva prima il mio collega, hanno aumentato i carichi di lavoro e hanno aumentato l'orario di servizio, quindi noi adesso stiamo turnando come in un ospedale, come in un posto, insomma. Quindi più carico di lavoro, più orario, più soldi, no, meno soldi. Soldi. Questa è un'illogica, proprio un'equazione impossibile da risolvere. Il commissario straordinario Tronca cosa può fare per voi adesso? Allora, la prima cosa è deve assolutamente, non si può avere un contatto così, diciamo, continuo con il pubblico. Ci sono delle procedure per le quali assolutamente necessitano di controlli accurati. Io voglio ricordare che dal 2007 sono i dipendenti del Comune di Roma a rilasciare gli attestati di soggiorno ai cittadini comunitari e non più la polizia. La questura, prima la rilasciavano la questura in 3 anni, noi li rilasciamo in 30 giorni. Quindi il nostro lavoro, come le pubblicazioni di matrimonio e le celebrazioni, ma qualsiasi atto di stato civile, è facilmente controllabile dal prefetto. Quello che noi chiediamo è che ci venga concessa la possibilità di non finire in galera, nel senso di poter controllare i procedimenti e di avere nuovamente una parte di lavoro in back office, perché la gente si sposa, ma dietro al matrimonio esiste tutta una procedura seria e complicata, specialmente con i tanti stranieri che si vengono a sposare nel Comune di Roma. Quello che chiediamo noi è noi siamo favorevoli, diciamo, al progresso, quindi sentendo le parole di Renzi, che basta un click, ci viene un po' da sorridere, visto che il mio computer con cui io rilascio gli atti di stato civile ha la bellezza di 15 anni e per poterci lavorare, insomma, diventa quasi delle volte complicato, solamente con la pazienza del cittadino e anche con il nostro modo di fare riusciamo a non creare situazioni veramente difficili e di disagio. Ricordo tempo fa una tua collega che ci raccontava che c'era una sola fotocopiatrice per piano e a volte il cittadino doveva aspettare anche un'ora o più per avere una fotocopia perché era in coda con altre colleghe. Allora, noi abbiamo davanti circa 6, 5, 8 mesi di campagna elettorale dove ne sentiremo delle belle, Mary. Tutti prometteranno di risolvere la situazione. Non entriamo nel merito né dei colori politici né dei vari movimenti, ma siamo pronti a bacchettare chiunque prometta e poi non mantenga. Allora ti ringrazio, ci aggiorneremo presto, buon lavoro. Grazie.